vorrei sapere l'esperienza di Silvia Vallone, un romanzo sicuramente anche molto discusso dal pubblico, che ha incontrato grandi favori ma anche grandi critiche. Ok, penso appunto a quello che ha appena detto Mari, che ha voluto raccontare una generazione di giovani che sono morti per un sogno, che hanno costruito l'Italia. Ecco, i giovani che io racconto sono quelli di oggi, ovvero i miei coetanei, che tutto fanno fuorché morire giustamente per un sogno. Il problema è che non si vive neanche più per un sogno. E quello che accade nelle province d'Italia, appunto non al centro di Roma, al centro di Milano, ma nella maggior parte del nostro paese, è una gioventù che spesso entra in fabbrica come se questo fosse un destino, come se fossimo nel cerchio dei malavoglia. Se voi parlate con i giovani operai di Taranto o di Terni o di Piombino, nessuno di loro vi direbbe abbiamo sognato nella vita di fare gli operai, anzi... Perché oggi l'operaio è un mestiere che non viene più considerato, che è taciuto soprattutto dai grandi media. Negli anni 60 erano gli eroi, gli operai, erano i protagonisti della storia di questo paese. Oggi chi sono? Da 10 anni a questa parte si parla di tutto fuorché di lavoro e sembra che le fabbriche non esistano più, sembra che appunto la figura del lavoratore manuale non esista più. Allora, siccome ho avuto la fortuna di vivere a Piombino e ho visto questa grande fabbrica dell'acciaio, che è in realtà è una specie di guerra, di trincea, perché lavorare una materia del genere così dura è veramente, non dico come stare in Afghanistan, ma ci si muore, ci si fa veramente male. E dall'altra ho conosciuto questi ragazzi, ci sono andata al mare, io quando avevo 16 anni... arrivavano questi operai di 20, dopo le 8 ore del turno si buttavano in acqua e per me erano delle specie di divinità, di bellissimi eroi. Quindi da questo ricordo ho voluto poi reintervistarli, ascoltare tutte le loro storie. Cosa vuol dire vivere dentro una fabbrica? Si è sempre avuta un po' un'idea, come dire, che la fabbrica sia un posto chiuso, dove ci si aliena. In realtà non è così, nel senso che poi le 8 ore devono passare, è pericoloso, c'è un'adrenalina nel corpo e quindi ci si inventa le gare col caterpillar, ci si inventano dei giochi anche pericolosi, ma questo è umano perché bisogna sopravvivere alla fabbrica, un corpo a corpo. Ecco, io di tutte queste storie ho voluto darne voce, proprio perché vivo in un'Italia che non dà voce a questi che per me sono esempi. Loro si sentono, mi hanno spesso detto, si sentono un po' insultati dai tronisti, no? Perché dicono, ma insomma, questi ragazzi che hanno la terza media come noi, che non faticano, che, voglio dire, la loro dignità, la loro identità, in cosa si costruisce? Cioè noi fatichiamo, nelle nostre 8 ore è la nostra dignità. Questi che fanno? Perché sono protagonisti, no? Televisivi, dei giornali e non siamo noi. Ecco, io ho detto, voglio farli essere protagonisti almeno del mio romanzo. E poi un'altra cosa, chiaramente la mia generazione è una generazione che esce dall'università o esce comunque dalla scuola e si ritrova con una giungla, nel senso si fanno, c'è un precariato che è quasi sistematico, quindi 3 mesi sei un centralinista, 3 mesi sei un'altra cosa. E non fai più un'attività che ti dà una personalità, un'identità. Quindi ho detto, ok, lavoro manca, allora dobbiamo raccontarlo. E questa è una parte di ciò che mi ha spinto appunto a scrivere questo romanzo. Poi è chiaro, come si cresce in queste province? Queste due ragazzine, che alternative hanno? Perché questo è il punto, al nord, al centro come al sud. Allora, in queste case cosa arriva? Non arrivano i libri, non arriva il cinema, arriva un mito, che è il mito chiaramente televisivo, del cosa? Dell'usare la propria bellezza, perché oggi il modello pubblicizzante, imperante, soprattutto per le giovani ragazze, è questo. Cosa fatichi timbrando il cartellino se hai un'arma che è la bellezza? Quindi anche raccontare quello che per me è anche un dramma, è una piaga culturale,
e raccontare però anche il potere di questa bellezza, perché queste due ragazzine sono potenti, magnetizzando gli sguardi del pubblico, del quartiere, eccetera. È anche tenero nel quartiere, ma diventa terribilmente squallido, portato a certi livelli televisivi, politici, eccetera. Quindi questo era un altro problema. Poi, perché si scrive? Perché, sì, anch'io come Geda non saprei dire quando ho cominciato con la poesia, però, che è il genere meno di mercato possibile, ma anche una bella officina linguistica. Non avrei mai pensato di trovare il coraggio nella mia vita di scrivere un romanzo, perché dicevo un romanzo, cioè un'impresa enorme, e poi mi sembrava anche un po' velleitario, ma che fai tu, ora ti metti a fare un romanzo. In realtà poi a 24 anni, ripeto, da una parte avevo questa rabbia, questa voglia di raccontare questa fabbrica, questa voglia di raccontare queste province, dall'altra però è anche vero che io con la mia laurea in lettere, a 2 mesi dalla laurea, dicevo ok, mo che faccio? Cioè quando io mi sono laureata, dove vado? Appunto c'è questa telefonata storica alla CGL scuola, dico voglio fare l'insegnante, insomma come si fa? Loro mi rispondono, guardi, per 3 anni sta fresca. Allora di fronte a questo ho detto, ok, la via normale per avere un lavoro è difficilissima, provo la via folle. Ho smesso di dare l'esame e ho scritto questo romanzo. Benissimo, sono immersi dei temi molto importanti.